Ecco, questa è la tutina con la quale ti ho portato a casa. Ciao gente! Siamo tornate con un altro mega video che avevamo lasciato con la borsa della mamma per l'ospedale e per partorire. Questa volta vi facciamo vedere la borsa del bambino. Mamma mi giudicherà se secondo lei ho messo troppe cose. Vediamo. Ecco, perché forse ho esagerato. Comunque, non ci incischiamo. Forse ho esagerato con i cambi. La lista che ci hanno dato all'ospedale per il bambino è la seguente. Vabbè dai, si vogliono almeno 4-5 cambi chiusi, lavati, col nome e il cognome del bambino. Sarebbe meglio anche aggiungere il nome della mamma, sì, il cognome della mamma e il letto, che però quello finché non ti assegnano il letto. Beh, non esagerare, io non ho messo il letto, io ho messo nome, cognome tuo e il nome mio, sì. Vi dico cosa ci hanno detto che dobbiamo portare, cose alle quali noi non avevamo proprio pensato. 4 copri fasce. Primo trauma, no. Non sapevamo cosa fossero i copri fasce. A me non me ne hanno, per esempio all'epoca che è nata lei, a me non me li chiesero. I copri fasce sono la parte sopra, cioè quando ci sta un completo spezzato, pantaloni e coprifasce. No, mia madre guarda di là. Scusate, ma il cane che ci guarda. Non tutine intere con i piedi chiusi. Quello è giusto. I bambini devono stare con i piedi all'aria. Body a maniche corte, perché in ospedale fa caldo, sì sì. 2 cappellini, molto importante, deve esserci per forza nel primo cambio, perché dicono che i neonati disperdono il calore dalla testa. Io per esempio non l'ho portato, no. Assolutamente. All'epoca tua forse era diverso. Calzini o scarpette? Io portai calzini. Noi abbiamo portato calzini. Scarpette non l'abbiamo portate, perché magari un po'. No. 2 asciugamani grandi, tipo taglia per il viso, e anche una copertina. Poi la nostra ostetrica ha detto se volete anche le mussole, il cambio per l'uscita e un pacco di pannolini. L'ospedale ci ha detto, i pannolini ce li abbiamo. Io non l'ho portati. Però, te li dà l'ospedale. Però è sempre meglio averceli, perché visto che io richiederò di avere il bambino in camera tutta la notte e tutto il giorno. Tu non stavi in camera. Io stavo al nido. Tu stavi al nido. Iniziamo a farti vedere quello che ho messo nella borsa. Tra l'altro ci tengo a dire che alla fine vi farò vedere una scatola di 30 anni fa ormai, con delle cose di quando io sono nata, di quando tu mi hai portato a casa, sì. Che io ho visto quando ero più piccola e anche tu avrei visto 100 volte, sì, probabilmente. Poi certo è rimasta lì. L'abbiamo ritrovata qualche settimana fa e non l'abbiamo aperta, l'abbiamo nella tenuta cantina. Da parte perché stava in cantina. Stava in cantina, sì. La teniamo chiusa fino a quando non faremo questo video, proprio per vedere la differenza tra quello che si portava prima e quello che si porta adesso. Quindi sarà anche un po' emozionante. È proprio diverso. Rimanete con noi perché ve lo facciamo vedere dopo, alla fine. Intanto concentriamoci sulle cose di piccolo, che non sono solo qua dentro, ma sono anche qui dentro e anche qui dentro, però e poi troveremo il modo per mettere tutto in poveri, una borsa. Poveri noi. Beh, poveri pensa Alessandro voi. Che deve portare da solo. Dai, tutto. No, queste borsette. Ci organizzeremo. Questa è la borsa della mostella che avevamo messo nella lista nascita. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ora, come vi ho letto, ci hanno chiesto questi cambi. I cambi li ho organizzati dividendoli con i coprifasce, i pantaloni, che anche se non sono richiesti io li porterò. Beh, sì, uguale. Bene, poi dopo pensano loro. Calzino, cappellino e anche body. In ogni cambio ho inserito più di una tutina, più di un body, perché ho messo un body a maniche corte e un body a maniche lunghe. Guarda, qui si vede, 1 e 2. I pannolini, non me la sento di portarmi un pacco intero di pannolini. Ma non serve. Quindi in ogni cambio ho messo 2 pannolini, tanto per. E poi mi porto questi qua che sono una decina di scorta. Non avendo tanta dimestichezza ancora con il cambio di pannolini, non mi sono azzardata a portarmi i pannolini lavabili. Quindi ho deciso che per il primo cambio porterò questi anche qua. Anche perché in ospedale come li lavi? La borsa rimane vuota. E questo è il beauty per il bambino. Dentro ci sono dei prodottini per il bimbo che non sono richiesti ovviamente. No, assolutamente. Per il parto. Assolutamente no. Io invece li porto. Assolutamente. Ovvero delle salviettine per pulire il bimbo, perché scusa, vabbè, devo far cambio. Ci può stare. Scusa, me lo daranno sicuramente in ospedale. Ci può stare. Però io mi sono portata le salviettine, queste qua della Mustela. Una cremina anche per il cambio. Per il sederino. Per il sederino. E poi questo, perché io sono un po' malata, il latte per il corpo, per il bambino. Se gli voglio mettere la cremina.
Ma c'è scritto dai primi giorni, no, dalla nascita. Dai, sì. Poi fino a che non gli fai il bagnetto, no, per il corpo. No, non si mette la crema. Si mette la crema? No. Non è inserito nella lista, però io ho pensato di portarlo lo stesso. Cosa? Ed è una catenella per il ciuccio. Il ciuccio proprio? No. Infatti tutti mi hanno detto il ciuccio, no, che te lo porti a fare, perché tanto il ciuccio non glielo metti, no, appena nato. No. Dovrai, uno, spero, allattare, quindi il ciuccio non si, quando è piccolo proprio no. Cosa manca nella borsa per piccolo? In realtà tante cose, infatti secondo me ho impacchettato male. Ma vabbè, che cosa c'hai qui? Gli asciugamani, la coperta. No. Eh sì. Non ti entra qui. Devo trovare un modo. Tetris. Questa è la coperta che ho scelto. Per gli asciugamani, loro dicono asciugamani da viso. Ho preferito questi qua, accappatoio, asciugamano. Ne puoi portare uno e porti a quelli da viso. E allora tocca comprare gli asciugamani. Questi erano gli asciugamani che avevamo scelto. Due. Tre, questo di topolino che è nuovo. Ecco, magari portati solo questo. Però l'asciugamani non è enorme. Io non lo trovo. No, gli asciugamani da viso sono così, Federica. Una cosa molto carina che ha fatto la mia mamma per noi sono queste etichette personalizzate con topolino. Con scritto benvenuto, ovviamente c'è lo spazio perché il nome del bimbo è super segreto. Lo sappiamo soltanto io, Alessandro. E bimbo. Neanche io lo so, nessuno lo sa. E bimbo non parla. Queste sono le etichettine che metteremo su tutte le bustine. Io l'ho fatte fare questa, non le ho fatte. Grazie, l'ha fatte fare a una tua amica. A una mia amica, esatto. Grazie, amica di mamma, perché sono molto carine. Cosa manca ancora in questa borsa? Ho pensato di mettere questo qua, che è un set che era nella lista nascita. Questi sono comodi, sì, è vero. Di asciugamanini in cotone ultra morbido. Cioè, una cosa pazzesca. No, sì, sì, fantastici questi. Pazzesca. Ne porterò due, credo. Sono le tutine. Sono le mussole. Ah, le mussole, le famose mussole. Sì, le mussole. Anche questo è nella lista nascita, infatti, grazie, perché è un regalo super apprezzato. Bella, sì, molto carina. Molto e morbida. Con questa ci si può sia fare un bel fagottino di bimbo che comunque utilizzarlo come lenzuolino. Io non ho capito perché i bambini vanno arrotolati. Perché però dormono meglio. Ah, ecco. Poi lo vedrai. Questa è una novità che io, mamma. Mamma non Adriana sa perché si fa la fasciatura ai neonati. E te lo dico io. Perché i bambini appena nati hanno paura dello spazio grande. Ok, perché loro sono abituati a stare tutti vicini. Nella culletta che è piccola. Sì, poi però gli metti delle però cose, perché si graffiano i bambini? A parte che hanno le unghie lunghissime. E vabbè, quelle poi si tagliano. Perché si graffiano? Perché non sanno gestire le mani. Ma certo, e si mettono paura delle loro mani. E questa cosa della paura delle mani. Vabbè, comunque mani funziona così. So. Poi faremo anche un video su come mamma imparerà a fare il fagottino di bimbo. No, io il fagottino non lo faccio perché a me mi fa impressione il fagotto a un bambino. Bellissimo! E invece gli piace. Non mi piace. E poi basta. Beh, non lo so. Abbiamo finito per il bimbo. Casa, se dovesse servire quando nasce il bambino e lei magari qualcosa si sporca, noi lo portiamo in clinica. Sì, per forza, pure Alessandro, insomma, che fa avanti e indietro, perché purtroppo Alessandro non è che potrà rimanere in camera con noi tutto il giorno. Leviamo le cose di bimbo. Sempre il nostro cane che ci aspetta. E adesso le cosine sue di quando era piccina. Passiamo. C'è delle cose che se non ricordo male, proprio la tutina con la quale ti ho fatto uscire da. Cioè, ci sono delle cose storiche nel corso degli anni e io poi non ho fatto un altro figlio, quindi le ho regalate. Ovviamente sono cose che stanno qua da 28 anni. Eh sì. Non so cosa troveremo, devo però pensare. Chissà se c'è qualcosa che posso riutilizzare per bimbo. Perché mamma, quando è andata a partorire, non sapeva se fossi maschio o femmina. Se era maschio o femmina, quindi mi sono mantenuta sul neutro. Secondo me la tutina con la quale sei uscita è proprio da femmina. Vediamo secondo cosa c'è. È da femmina che vediamo da cosa c'è qua dentro. Ecco, questa è la tutina con la quale ti ho portato a casa. Con le caramelline, colore neutro, anche beh, se. Beh, mazza, cioè, è più le da caramelline femmina. Da femmina. Leone, è carina. È carino, vero amore? Cos'è? È una tutina di bimba. Questa è bimba perché ero io, capito? Questa è di Federica quando era piccola. Ti piace? Questa è un'altra. Oh, verdina. Col brufino. Mettiamo la foto di repertorio. Guardate, Fede. Questa è la tutina. E adesso vi metto qua la foto di Fede da piccola con la tutina. E sì, i capelli erano così. Le ghettine, io perché a me mi hanno chiesto, vedi cosa mi chiedevano a me? Cosa ti hanno chiesto, Adriana? Mi chiedevano questi. Oddio! Eccolo, queste qua. Ma che piccola! Ma perché è staccato? Non ci stava il body all'epoca? No, io il body non l'ho preso, no, mi hanno chiesto. Ma esistevano?
Madonna, certo, mica siamo del 15-18. Io ne avevo portate, mi pare, pure di queste quattro. E queste erano abbinate con la ghettina gialla, la ghettina verde, vedi? Ecco il motivo per il quale io e Alessandra abbiamo deciso di fare la festa, per sapere se fosse maschio o femmina, perché a me questi colori... sono tutti i calzini. Tesoro, stiamo parlando sempre di... Non mi piacciono. Di 28 anni no, fa. No, no, adesso pure si usano le cose verdine e sardine. Vedi, ce ne sono altre. Oh, che carina! Me l'hai messa appena nata? Certo. E voi l'avete messa la camicina della fortuna ai vostri figli appena nati? Scrivetecelo qua sotto, perché in ospedale ci hanno detto che sono proibite le camicine della fortuna colorate, e invece a me me l'hanno regalata solo colorata. Quanti calzini, proprio antichella e pedraia. E beh, ragazzi, parliamo di 28 anni fa, e poi io mi sono dovuta mantenere sul neutro. Bello però avere queste scatole dei ricordi. Sì. Voi ce l'avete le scatole dei ricordi? Perché io sono fissata, addirittura ho delle scatole che sempre avevo in cantina, fatto in cantina sempre, con le cose di quando uscivamo le prime volte con Alessandro, sì, tipo le cannucce. Scatola dei ricordi. Questo video finisce qua. Penso di avervi fatto vedere tutto quanto quello che metteremo nella borsa del bimbo. Se avete dei suggerimenti, lasciateceli qui sotto, perché sono sempre ben accetti. Speriamo di non avervi annoiato. No, speriamo che vi sia piaciuto tutto, esatto, quanto. Poi ovviamente i cambi, magari aggiungo uno o due cambi all'ultimo secondo. Noi ci vediamo nel prossimo video, che quando sarà, mamma? Quando molto sarà? Molto presto. Molto prestissimo, prestissimo, anche perché qua Panzetta cresce, sarà davvero poco. Video fantastico. Sarà un video fantastico, il prossimo proprio pazzesco, meraviglioso. Sì, sì. Quindi adesso dobbiamo andare lì a chiudere. Ok, vado io. Vai tu? Vado però di qua. Però questa è azzurra. Io me la sono persa questa. Verdina, ma quella azzurra. Dai, no, mamma, questa è azzurra. Bianca, allora, azzurra poi. Adesso, no. Ma te vergogni. No, questa è verde acqua. No, è azzurro. È verde. Scrivetelo acqua nei commenti. È ragazzi, azzurro. Vi fidatevi di me. No. È verde acqua. È azzurro. Bianco, azzurro. Allora, a tua azzurro. Figlia. No, questa è verde acqua. Questa è azzurro. No. A tua figlia. Ciao, gente. Ciao. E nel frattempo c'è lui, che non ha cambiato postazione. Amore! Nerone, ti è piaciuto il video? Si devono iscrivere? No, bacino!